30 ottobre del 2016, seconda giornata del 15° congresso di Radicali Italiani, siamo in compagnia di Vincenzo Rita. Vincenzo Rita, presidente di Società Libera, che è l'associazione che organizza la marcia per i popoli oppressi, per la libertà dei popoli oppressi. L'abbiamo seguito, come da un po' di anni, anche in questa ultima edizione, la prima senza Marco Pannella, era un appuntamento a cui lui non mancava mai, ci teneva molto. E Libre TV l'ha seguito, l'abbiamo fatto anche delle interviste, abbiamo seguito anche il comizio, poi regolarmente, diciamo, impreziosito dalla pioggia, perché la pioggia è una costante, come tutti gli anni. E lo rivediamo qui, appunto, da poco, qualche giorno dopo, il congresso di Radicali Italiani, e un po', io immagino, adesso ci dirà lui perché, per riprendere il filo della libertà delle persone, dei popoli oppressi, e poi vedremo anche penso che interverrà, perché non l'ho sentito, forse interverrà domani, ci dirà anche su che cosa. Sì, interverrò domattina, innanzitutto può portare il saluto di Società Libera, evidentemente, per ricordare per un attimo Marco Pannella, a cui Società Libera deve tanto, perché se le marce sono iniziate 10 anni fa quasi, anche grazie alla collaborazione sin dal primo momento di Marco Pannella. Interverrò domattina, al di là dei saluti, come dicevo, per ragionare intorno ad alcune cose. Vedi, io in previsione della mia venuta al congresso ho riguardato in alcuni miei interventi, in modo particolare, se ricordo bene, quello del 2011, quando intervenni al congresso del Partito Transnazionale, e a quello del 2014, sempre di Radicali Italiani, e le cose su cui mi ero soffermato. Era una serie, come dire, di iniziative che avevamo fatto anche in collaborazione col Partito Radicale. Vedisi per esempio il discorso sulla privatizzazione della RAI, almeno di 2 reti RAI, o su altre iniziative che auspicavamo e via dicendo, ma su una serie di problemi e di criticità che questo paese evidentemente ha. E mi sono detto, allora, se dovessi intervenire ancora fra 2 giorni su queste stesse cose, quali novità? Sinceramente, visto che avevamo parlato di crimine organizzato, di scuola, ne avevo parlato io evidentemente nel 2014 in modo particolare, di crimine, dicevo, di scuola, di liberalizzazioni e quant'altro, devo dire che il paese bene o male è rimasto fermo così com'era su questi problemi. L'unica novità la vedo perché i Radicali Italiani presenterà fra poco la raccolta di firme per la legalizzazione della cannabis, che io la leggo dal punto di vista della lotta al crimine organizzato, quindi a prosciugare gli introiti di un certo tipo di crimini. Ecco, questa è una grossa novità che non avevamo qualche tempo fa e su cui secondo me tutto il mondo liberale si dovrebbe adoperare affinché, per quanto mi riguarda, non solo si arrivi alla liberalizzazione della cannabis, ma alla liberalizzazione di qualsiasi tipo di stupefacente, se vogliamo dare un colpo mortale, non definitivo, ma un colpo almeno mortale al crimine organizzato nel paese. Quindi, detto questo, poche novità, quindi domattina non penso di riprendere il discorso della scuola, del crimine. A me sta particolarmente a cuore il discorso dell'Europa, perché qui ho assistito anche prima al dibattito, al panel che si è tenuto sull'Europa e via dicendo, le criticità aumentano ogni momento di più, per cui, partendo dal nostro Presidente del Consiglio che vuole o almeno annuncia di voler mettere il veto al bilancio europeo, a mio modesto avviso questo è un ulteriore colpo all'Unione Europea, no? E come dire, io i soldi non ce li metto e quindi la famiglia, come dire, va verso sempre più verso lo sgretolamento. Non è questa la strada, evidentemente. Il problema è chi sta a cuore, a chi sta a cuore è a noi di Società Libera, ai radicali, agli europeisti di matrice liberale in particolare, sta a cuore il discorso dell'Europa, bisogna ripensarlo e ripensarlo seriamente. E quindi il problema non è battere i pugni sul tavolo, come la politica nostrana ci ricorda tutti i giorni e via dicendo. Il problema è arrivare ad un soggetto federale che in qualche modo faccia da battistrada
per riconsiderare l'Europa nel suo insieme. Soggetto federale chi, come? E evidentemente qualcuno dovrà prendere il pallino di questa Europa e dire che definitivamente così, che non, così com'è non va. E farsi portavoce, come dire, di una serie di iniziative che dovrebbero e potrebbero aggregare questo soggetto federale, composto evidentemente da più stati, da chi ci sta, quindi l'appello andrebbe rivolto a tutte e 27 in qualche modo. Chi ci sta su che cosa? Su alcune cose fondamentali, la difesa europea, un bilancio e una riforma fiscale che, come dire, tenga presente un'uniformità da portare avanti se vogliamo prima o poi parlare di un'Europa politica e via dicendo. E quindi questo domattina è un tema su cui Società Libera vuole spendersi anche in vista di un congresso, di un convegno internazionale che vorremmo fare e faremo sicuramente tra fine gennaio e inizio febbraio a Roma, approfittando che poi l'anno prossimo, nel 2017, ricorrono i 60 anni del Trattato di Roma e via dicendo. Società Libera con questo convegno internazionale, al di là del bla 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 del politichese quotidiano in questo paese, vuole ragionare insieme anche a degli ospiti stranieri, ma vuole ragionare e interrogarsi e buttare lì il pallino dicendo allora da che parte ripartire, non con gli appelli, perché ormai abbiamo capito che gli appelli non servono se non a fomentare delle botte e risposte tipo quella di questi giorni tra Orban e Renzi e via dicendo, quindi diventa un chiacchiericcio continuo e via dicendo. Bisogna dire basta e ripartire da qualche parte. Secondo me basta e ripartire da qualche parte significa ripartire da un soggetto federale che lanci un appello complessivo a chi ci sta. Vincenzo, ti interrompo un attimo perché volevo farti una domanda su questo. Tu hai parlato dei pugni di Renzi che batte sul tavolo, di questo battibecco con Orban, ma insomma sostanzialmente Renzi ha posto il problema dell'appartenenza più o meno ad un soggetto che non è politico, ma insomma a questa Unione Europea, in cui però evidentemente non c'è una comunanza di vedute per quanto riguarda i diritti, per quanto riguarda alcune impostazioni basilari, non tutti si svolge allo stesso modo un ruolo. E poi c'è la questione appunto che comunque si contribuisce economicamente tutti quanti, e insomma lui ha cercato di riportare un pochino l'attenzione su questa cosa, anche rievocando una memoria di qualche anno addietro in cui certi soggetti che in qualche modo dall'appartenenza all'Unione Europea hanno avuto un certo beneficio e che perlomeno dovrebbero cercare di calcare il terreno della libertà, della tutela della libertà, dell'apertura più che della chiusura. Sì, ma io ripeto, se andiamo su questa strada e utilizziamo questi metodi, l'Europa non la risolleviamo più come progetto politico, perché come dire che io do 20 e poi ricevo 12 in cambio, o quello prende da 5 da 2 riceve poi 5 di più e via dicendo, e come fa a volare gli stracci in famiglia, alla fine non ne veniamo più fuori. Quindi, come dire, per quanto mi riguarda e ci riguarda, lo stop a questo tipo di ragionamento va dato, perché davanti abbiamo se no un vicolo cieco e il rafforzamento di quelle che si chiamano gli euroscettici in questo continente. Il problema è dare uno stop a questo e cercare di ripartire da capo su alcune cose che ci possono accomunare, e non accomuneranno mai tutte e 27, perché bisogna rendersi conto di questo, che come dire, i 27 che parlano con una sola voce, con una sola elezione al Parlamento europeo, che tutti insieme poi mettono su una commissione e via dicendo, e un'Europa di questo tipo secondo me non sta più nel futuro, ma appartiene al passato. Allora, ferma restando che l'Europa ce la dobbiamo tenere ben stretta perché è l'unica che ci abbiamo, e allora qualcuno deve farsi promotore, come dire, deve diventare il battistrada di una unione federale su chi ci sta, che diventa un soggetto federale unico rispetto agli altri che non ci stanno. E allora incominceremo almeno un gruppo di paesi a ragionare su cose comuni, vedesi, dicevo prima, la difesa europea e via dicendo.
continuare con i battibecchi dicendo allora io Totte ricevo meno e quindi adesso io posso cacciare il veto sul bilancio, e quell'altro gli risponde che invece noi non stiamo sugli accordi di Schengen e via dicendo, e alla fine la strada qual è? E questo chiacchiericcio continuo che farà disamorare anche quelli che fino adesso non si sono disamorati, come dire, nel continente, perché chi va per questa strada piglia i pesci, parliamoci chiaro, per dirla con un bello slogan. Ci vuole di più, ci vuole più fantasia, ci vuole più libertà d'azione e più capacità di fare sì un'autocritica generale dicendo questo ci ha portato a questo fallimento, questa strada, malgrado che abbiamo portato a casa l'Unione Europea, la moneta unica, altre cose, via dicendo. Però complessivamente adesso siamo in un vicolo cieco. Sì, la moneta unica, ricordiamoci che insomma, per quanto riguarda l'Italia, almeno sono ormai 15 anni, insomma, che ce l'abbiamo, sarebbe il caso di fare qualche passo in più. Vincenzo, qualche accenno a questo appuntamento che sta organizzando Società Libera? Bene, stiamo organizzando parecchi, nel senso che è quello sul abbiamo già il titolo, come dire, per quanto riguarda il convegno sull'Europa, lo chiameremo appunto, seguendo un po' il ragionamento che ho fatto fino adesso, Europa atto secondo, perché vorremmo, come dire, che fosse chiaro che intendiamo discutere su un cambiamento di pagina, di voltare il foglio in qualche modo. Quindi l'atto secondo per noi significa tutto quello che dicevo prima. Il problema è non lasciarsi, come dire, io qualche anno fa ricordo a qualche amico spesso, sono stato nelle trasmissioni che cortesemente ho fatto con Liberi TV e con l'amico Marco Marchese, parlo di 3-4 anni fa già. Salutiamo, oggi dovrebbe essere il suo compleanno. Allora auguri Marco. Ponevo il problema dell'uscita dell'Inghilterra nel caso in cui il referendum fosse stato concesso da Cameron agli inglesi, e dicevo nella trasmissione di Liberi TV, quindi è documentato. Nel momento in cui daranno agli inglesi la possibilità di votare per l'Europa, l'uscita o no, la Brexit ci sarà. Ero completamente fuori tempo nel dire queste cose, perché io ricordo che un giornalista di un certo spessore di questo paese, via dicendo, non in quelle trasmissioni ma nell'ambito di un convegno, a immagine di un convegno, mi disse: e se l'Inghilterra se ne va, chi se ne frega? Evidentemente capiva molto di altre cose ma poco di politica estera, via dicendo, perché è indubbio che l'Europa abbia preso un colpo da un punto di vista della sua unità e dei suoi pilastri. Un'Europa senza l'Inghilterra, volente o nolente, significa un'altra cosa con l'Inghilterra. Poi noi, come dire, possiamo essere sprezzanti e dire la borsa crollerà, sposteremo tutte le finanziarie da Londra a Milano o a Parigi o da qualche altra parte, via dicendo, non è così. E allora il problema è che se noi non dobbiamo essere né abbattuti e depressi perché c'è stato la Brexit, non dobbiamo essere contemporaneamente sprezzanti nei confronti di quello che è successo. Bisogna ragionare anche qui sul fatto che l'Europa in qualche modo un colpo, se non fosse altro psicologico, l'ha avuto, così come ne potrà avere degli altri. Io per esempio con qualche timore aspetto il 4 dicembre, non per il referendum renziano, che mi permetto di dire non cambierà le sorti di nessuno e non cambierà le sorti del mondo, né tampoco di questo paese. Cambierà le sorti di un leader politico, perché si sarà da vedere se si rimette o meno, o cambierà le sorti degli equilibri all'interno di un partito, del PD o di altri, e via dicendo. Ma il mondo resta qui e via dicendo. C'è qualcosa di più importante del referendum italiano per quanto riguarda l'Europa: ci sono le elezioni in Austria il 4 dicembre. E se gli euroscettici che prima avevano perso per 20 e passa mila euro in qualche modo, come si dice, avranno una buona affermazione e via dicendo, non è un ulteriore colpo
prima psicologico, poi politico, se volete, via dicendo, nei confronti di questa Europa. Allora, ci saranno anche in Germania, se non erro, non è anche lì problematico. Germano, ma siamo più lontani, come dire, qui il 4 dicembre è qui e via dicendo. Ecco, noi tra fine gennaio e febbraio vogliamo fare questo convegno Europa Atto Secondo, su cui mettere in campo, come dire, senza disprezzo e senza cantar vittoria da nessuna parte, via dicendo, ma queste criticità di questa Europa e ragionarci sopra. Così come il 22 di novembre al Senato faremo un ragionamento con alcuni amici all'interno di Società Libera, ma anche all'esterno, che sono favorevoli al sia al referendum, col nostro referendum costituzionale, e alcuni che sono non favorevoli, ma sempre partendo da un punto di vista molto, molto tranquillo, molto pacato, senza farsi prendere dall'isteria di questi giorni e via dicendo. Tant'è vero che non, il titolo stesso della giornata che organizzeremo al Senato il 22 non è direttamente sul referendum, ma è quale Costituzione per una società liberale, e qui poi all'interno si potrà anche discutere di questo. Grazie a Vincenzo Lira.